Ieri mattina un ragazzo si è gettato a terra, ha fatto: no, è impossibile, o maestro. Cioè, Mo in questo momento mi sembra una specie di Buddha. Non lo so se ho fatto bene o ho fatto male, insomma, espormi in questo modo. Però è una grossa responsabilità, insomma, di andare alla luce di parecchia gente. Devo parlare e parlerò. Mi sono fatto la gavetta più lunga della storia della musica leggera, 25 anni di feste di piazza, nessun cantante ha fatto più di me. Ora, dopo 25 anni, senza mai muovermi dalla Campania, ho deciso di affrontare il primo tour italiano. Andremo a Milano, Bologna, Roma, Napoli ovviamente e anche Salerno. Una volta a Sanremo andarono i Tazenda, che veramente là non si capisce niente, ed ebbero successo, quindi non vedo perché io napoletano non possa cantare in napoletano. Oltretutto i miei dischi hanno girato in tutta Italia, ci sta sempre il napoletano da qualche parte che gliel'ha già spiegata, quindi io arriverò là e canterò Goppo Vaporetto senza fobie, e tanto i milanesi già sanno di che cosa sto parlando. Per motivi economici, commerciali, sono molto legato a Patrizia, perché mi cambiò la vita tanti anni fa. Io ero un povero uomo, oggi un po' meno, ecco, grazie a Patrizia. Quindi sono devoto anche a Santa Patrizia. Il giorno di Santa Patrizia vado a portare i cantieri in chiesa, perché Patrizia veramente è qualcosa di importante. Eri la reginetta di tutta Baia Domizia, avevi un nome semplice, il tuo nome era Patrizia. Eri una tipa splendida, in mezzo agli ombrelloni, stringevi nella mano la tua frittata di maccheroni. Patrizia, tutti in coro, vai. Oh, 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 Patrizia, oh, 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 Patrizia. Amore e odio, soprattutto per un personaggio, tale Mixed by Harry, che mi ha frodato selvaggiamente vendendo tante di quelle cassette, però mi ha aiutato veramente tanto, perché in tempi in cui non esisteva il web, non c'era la rete, io non uscivo in televisione, cioè chi, come mi avrebbe conosciuto la gente se non era per Mixed by Harry? Quindi l'odio, ti amo, poi ti odio, poi ti amo, poi ti odio e poi ti amo. A volte, guarda, quando cammino per strada, ieri mattina un ragazzo si è gettato a terra, ha fatto: no, è impossibile, o maestro. Cioè, mo in questo momento mi sembra una specie di Buddha, come ti voglio so spiegare, perché mi venerano, se vedi, quando mi scrivono su internet: maestro, che onore, abbiamo visto la luce. Ma non lo so se ho fatto bene o ho fatto male, insomma, espormi in questo modo, però è una grossa responsabilità, insomma, la luce, sono diventato la luce di parecchia gente. Me ne hanno dette di tutti i colori, mi hanno detto che sono un mezzo sociologo perché osservo la vita, che sono un grande musicista perché ci sono citazioni colte di altri musicisti nei miei brani. Non lo so, io in tutti questi anni ho solamente fatto quello che mi veniva spontaneo di fare, cioè guardare, osservare la gente, osservare le persone e descriverle nelle mie canzoni. Evidentemente l'ho fatto bene, visto che mi arrivano tutti questi attestati di stima. Il tamarro a Lucca grida, si deve far vedere, si deve far notare. Ecco, il tamarro si fa notare. 1, 2, 3, 4. Goppo Vaporetto senza fobie, c'è ne a maischio per passare a squette, ci siamo portati l'ovio casa al gil, mamma ci ha fatto sta ciccia che fratello. Oh oh, che tamarro, oh oh, che tamarro, oh oh, che tamarro, oh oh, che tamarro, oh oh. Oh oh, ecco tamo. Allora, questo qua si chiama Super Sandos ed è uno degli oggetti più di culto, uno degli oggetti più adoperati da tutte le fasce della popolazione, però nessuno ci aveva mai fatto una canzone, addirittura un inno. Super Santos, Super Santos, una mano
macchia di arancione in mezzo al blu. Super Santos, Super Santos, se si schianta con un chiodo lui fa. Io ho fatto due canzoni su due oggetti di culto, uno è questo, un altro invece è un modello della Piaggio a tre ruote, non posso dire il nome di questo per non fare pubblicità. I porto tre ruote, io guido la Pecar, ho tre ruote la Piaggio, la Pecar della Piaggio, ma scendi qua tamadì, mi alzo alle 4 del mattino, e cocca padre quante 10, a volte dormo un po' in più ma la rendo comoda. E poi vado al mercato, poi vado al mercato e magari è maluno. Ecco, accanto a me un oggetto simbolo della genialità del mio popolo, quello napoletano, perché gli altri popoli quando avanza la pasta la buttano, invece noi ce la mangiamo, ci mettiamo le uova dentro e ne ricaviamo delle splendide frittate di maccheroni. Guarda, ricorda molto il sole di Napoli, è luminosa, è radiosa, è meravigliosa. Quando finiamo l'intervista ma mangio pure. Questa l'ho cantata in mano ad una certa ragazza di Bedomizia che si chiamava Patrizia e si nutriva principalmente di questo cibo altamente calorico. Questo qua invece l'ha disegnato Fran, che è una grandissima disegnatrice, perché mi ha ritratto mi hai fatto tutti gli elementi possibili e immaginabili. C'è una Pecar, c'è un Super Santos, in mano reggo una frittatina di maccheroni e dietro ci sono appesi due cassettini, uno giallo e uno blu. Ecco, in questo quadro è simboleggiato tutta una vita di un uomo, tutto ciò che ho fatto da che sono nato. Eccolo qua. Questo poi me lo piglio, me lo porto a casa e me lo appengo nell'ufficio. Parcheggiamo là, è il posto giusto per chi voglia, ma st'amore tanto non si senta fuori. Siamo io e te in questa 127 play, tutta tappezzata di giornali su e giù nella 127 blu. Sì, terribile, mi scazzata tutti e ribaltabile, ma che bello, si era avuta pure uno spurtiello.